Da ieri pomeriggio un albero di Natale davvero speciale risplende tra le stradine di Chiauci. Per il comune in provincia di Isernia, barbicato su un rilievo da cui, guardando in basso, si intravede l'omonima diga, quella struttura in metallo e PVC, allestita sul sagrato della chiesa della Madonna del Santissimo Rosario, è, al contempo, un dono alla popolazione e un auspicio. A sottolinearlo, uno dei giovani della Proloco che hanno supportato l'artista Giuseppe Colabuono nella realizzazione. Abbiamo pensato a questa iniziativa visto che quest'anno è stato molto difficile e quindi volevamo regalare alla cittadinanza un bel dono. E abbiamo pensato a quest'albero da donare come simbolo di speranza e di pronta ripresa del comune di Chiauci. Ma in realtà molti degli abitanti del paesino di poco più di 200 anime che da decenni lotta contro la piaga dello spopolamento hanno voluto dare una mano, un modo per sentirsi uniti e idealmente vicini in questa fase dell'emergenza. Mi è stato chiesto di fare qualcosa di nuovo. Non il classico albero tradizionale, ho progettato e realizzato questa struttura con l'aiuto anche dei ragazzi e anche di altre persone di Chiauci che mi hanno dato una mano. Struttura importante che è realizzata in metallo e poi dopo è rivestito con questo materiale che praticamente se ci possono applicare sopra qualsiasi cosa, insomma. Un'iniziativa, quella dell'innovativo albero natalizio, che esprime il nostro legame in quanto comunità e con la stessa chiesa, osserva il sindaco di Gianni. Diciamo che quest'anno il significato è molto ridotto sotto l'aspetto dei festeggiamenti. È chiaro che la ricorrenza del Santo Natale esprime quella che è la nostra, il nostro legame comunitario e con la chiesa stessa. È una tradizione che va rispettata. Anche se quest'anno purtroppo l'epidemia ci ha trasformati. La realizzazione di quest'albero è legata proprio a questo. Non potendo organizzare altre attività, abbiamo pensato di creare questo albero come simbolo del Natale, di una unione comunque presente nella comunità, anche se dovremo vivere questo Natale distanti, ecco. Cerchiamo di stare vicini in questo modo.